Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video del vostro palazzone. Oggi siamo qua per un video su una piccola mystery box molto interessante che tanti di voi spesso e volentieri mi chiedono. Come vedete dalle mie fantastiche manine, qua dentro si nasconde una mystery cube. Ma prima di iniziare il video, mi raccomando, io ti invito ad iscriverti perché siamo quasi ai 50.000 iscritti, mi raccomando, è un supporto massimo per quanto mi riguarda e soprattutto vi invito a lasciare un bel like perché a 250 mi piace andiamo ad aprirne un'altra di Mystery Cube. Le Mystery Cube, per chi non lo sapesse, sono delle mystery box classiche, ma caratteristiche, diciamo, del mondo giapponese. Queste mystery le ho già aperte qua sul canale e sono semplicemente caratterizzate da avere una plastichina trasparente attorno dal quale tu vedi quello che c'è sia davanti che dietro come top carte e dietro ad esse un insieme di carte che se ti va bene puoi anche scurare, se ti va male spesso e volentieri rientri dalla spesa che hai fatto. Questa mystery box è costata 9.000 yen che nel momento in cui l'ho acquistata all'incirca agosto corrispondevano a 50 euro. Mi ha detto Max che il front è veramente già una bomba, quindi andiamo a vederla o se oppure ho fatto male a spendere questi 50 eurozzi. Quindi armiamoci di forbicina, tra l'altro la plastichina delle spedizioni che usano in America è veramente bella, perché questa mystery cosa ha fatto? Ha fatto Giappone, America e dall'America è arrivata a casa del palazzone. Andiamo ad aprirla e vediamo un po' se abbiamo avuto fortuna o meno. So che i video, ragazzi, delle mystery box vi piacciono molto, mi piacerebbe portarne sempre di più perché ho veramente una buonissima conoscenza di questo mondo. Spesso molte sono molto, diciamo, profittevoli, altre volte no, però è molto divertente per quanto mi riguarda aprire le mystery box. Ok, mystery box tagliata, perché sennò, ragazzi, non ci passavo mai. Quindi andiamo un attimino a capire qual è il bombolone. Ok, 9.800 yen. Ma comunque io ho speso 50 euro. Dipende un po' dal momento in cui si becca. Queste sono le classiche Mystery Cube. Ve le ho già portate negli shorts. Probabilmente questo video lo vedrete anche negli shorts. Come vedete è un blocchettino di carte che spesso i giapponesi uniscono come sorta di extra che hanno, che vogliono magari vendere abbastanza facilmente, le inseriscono qua dentro. Credo che la bombetta possa essere quella dietro, oddio, non penso possa essere Porygon Neo Holo la bombetta, ma andiamo un po' a vedere cosa si cela al suo interno. Tutte belle compatte, vediamo se riesco, ok, a tirarle fuori. A questo punto questa potrebbe essere la bombetta, che non mi sembra in una condizione fantastica, ma non voglio spoilerarla, quindi la giro. Ok, l'ultima l'ho girata senza vedere. Andiamo a vedere innanzitutto questo Porygon in che condizione si trova. Mi sembra sì, un excellent, diciamo, diversi graffi, è un po' sporco ma ci sta. Quindi vi metterò ovviamente anche tutte le cifre. E qua abbiamo un'altra carta girata che è... Ah, potrebbe essere questa la bombetta della Mystery Cube. Umbreon Holo Neo Discovery giapponese, classico chiaramente silver, non so se si intravede. Qua c'è una bella pressione delle Neo, carta in condizioni, ma non so, secondo me è una condizione tranquillamente played. Però ci stiamo, dai, questi 50 euro per ora non ci siamo mai entrati al momento, ma scopriamo un po' cosa c'è dopo all'interno di questa mystery box. Credevo fosse in fondo l'altra carta. Abbiamo un bellissimo Sidra Neo Genesis. Abbiamo un altro fotocopia. Ah no, qua ne ho skippata uno. Un Gliscor. È tutto Neo, questa mystery box mi sembra tutta Neo. Oh, un Abra Team Rocket. Sia mai che dentro magari capiti... Tra l'altro mi sembra di vederne una girata. Capiti una... No Rarity. Andiamo con... Oh, quella dietro che ho skippato. Un Cubone del set Jungle. Le carte mi sembrano... Sì, tutto sommato... Good, qualcosina excellent, qualcosina un po' meglio. Un Grimer del set Fossil. Sì, le condizioni sono più o meno tutte. Questa è off center. Quanto cavolo è storto? Quanto cavolo è storto? È stortissima.
Bellina però. Un piccolo scelderino, sempre del set Foss. Eccoci! Crobat neo olografico! Andiamo a vedercelo. Beh, front, vi devo dire, questo molto bello. Dietro, sono un po' sporche, ragazzi. Vabbè, prendi un pannino e un po' si pulisce. Però, interessante. Al momento sono queste tre le olografiche della Mystery. Non credo ci sia qualcos'altro dentro, ma scopriamolo. I Gramini Puff del set Jungle. Un Sentat? Non mi ricordo il suo nome. Vabbè, Neo Discovery comune. Un bellissimo Natu. Poi vediamo cosa abbiamo dietro. Un Girafarig, sempre del set Neo. Poi abbiamo un Ghastly del set base. Questo poteva essere una rarity, ma evidentemente non lo è. Un bellissimo Haunter. Sia mai che magari si nasconde un Gengar Holo assoluto. Bello! Cavolo, questo è bello. Il Scyther, così, anche bellina come condizione, per niente male. Questa la mettiamo qua perché è una delle top carte. Ci avviciniamo alla fine con un Larvitar, un Rattattino del signor Mitsuya Rita, set base. E chiudiamo con un bellissimo, incazzosissimo Palazzone. Allora, queste qua sono le tre top carte. Non sono in condizioni fantastiche. Sinceramente non credo che siamo rientrati dalla spesa. Devo essere abbastanza onesto e sincero, però è anche vero che ci sono tante cartine che sono comunque interessanti per chi volesse fare delle mancoliste. Metto ovviamente, come sempre, il valore di quello che c'è all'interno della Mystery e con quello che abbiamo speso. Vediamo un po' se, secondo me, più o meno siamo quasi pari, secondo me, quasi pari. Qualcosina ho perso, però è sempre bello aprire le Mystery Cube giapponesi, ragazzoni. Un salutone, mi raccomando, un bel mi piace, ci sentiamo al prossimo video, ciao!